passato ho accettato incarichi di dubbia legalità e so che questo non ti è mai piaciuto, ma stavolta non potevo rifiutare. Erano anni che cercavo di lavorare per la Trinità. Operano dietro le quinte, ti ricoprono di soldi, cercano sempre. Ho mandato almeno 10 curriculum per lavorare per loro e niente, nessuno, tutti, neanche una risposta. A noi ultimi arrivati nessuno spiega niente, ma credo che stiamo aiutando dei tizi pericolosamente fuori di testa a procurarsi una testata nucleare. Nella migliore delle ipotesi. Se ricevi questo messaggio, rispondimi via mail. Sono riuscito a crearmi un canale sicuro nella rete. Vista l'operazione, mi sarei aspettato un sistema di sicurezza migliore. Ma forse è per questo che mi hanno preso. Eh beh, in effetti, cioè... Ok, cos'è quel coso? La stella da sceriffo? Ok, dopo la guardo. No, non c'è nessuno, quindi è ora di guardarla ora. No, non me lo fa fare. Ah, l'ho visto. Idiota. Cos'è che lanci una granata? Idiota. Sei proprio idiota. Allora, vediamo cos'è questa stella. Vecchia propaganda sovietica. Ah, ok. CCCP. Lenin vive, Lenin vivrà per sempre. Livello 1 in russo. Ora puoi tradurre il russo di livello 1. Cos'è che c'è qua dentro? Componente per pistola semiautomatica. Minchia, ma c'ho un botto di roba per semiautomatica e non ho niente per l'arco. Nel momento in cui mi daranno una pistola, sarò contento. Guarda che non la potevo rubare ai nemici. Non posso più rubare le armi ai nemici? O non ho mai potuto? Non mi ricordo in effetti se nell'uno potevo oppure no. Oh, oh cazzo. Tutto a posto. Tutto a posto. Direi che... Ah no, di qua. Niente, a loro piace fare scalare cose con la neve, allora. Falce e martello. Sempre un buon segno. Ok, andiamo in giro. Mire la... Ah, scusate, non avevo letto. E vai. Lì non c'è... lo sapevo, io lo sapevo, perché io li conosco questi giochi che mettono le cazzate proprio dietro gli angoli. Pistola? Pistola? Sì? Pistola! Sì! Questa selvaggia del cazzo? Oh merda. Non è lei, vero? Però prima direi che si legge il diario. Da settimane li seguo. Centinaia di uomini costruiscono quel mostro di ferro sul ghiaccio. Molti sono i morti, i corpi congelati sparsi per la tundra. Nessuna cerimonia funebre, nessuna sepoltura o cremazione. Questi nuovi invasori sono crudeli, sono uomini senza Dio. Vengono a cercare i preziosi metalli della montagna? Però con donne molto fiche. Ora sono attirati dalla sorgente divina. Molto fiche e bionde. Il popolo deve prepararsi di nuovo alla guerra. Ok. Ah, qui vedo qualcosa. Ah, era quello di prima? O no, perché gli avevano sparato. Mi ha sparato in faccia quello di prima, immagino. No, dove cazzo deve andare, gioco? Gioco? Cosa stai cercando di dirmi? Ah, che devo sfondare questo. La mira fa un po' cagare di sto gioco. Ah, aia. Testa, palla, baby 1, 2, 3. Oh cazzo, preso.
sono a posto gioco, non ti preoccupare. Non ho bisogno di curarmi. Sì, no, la mira fa un po' cagare. Agios, profetes. Non ho preso. Imprigionato. Devi. Oh no. No. Cazzo, non mi ha detto cosa dovevo fare. Merda. Ah? Posso distruggerlo? Attrezzatura insufficiente. Per aprire questo oggetto è necessario il grimaldello. Fanculo. Raga, mi hanno già dato una pistola, che è già tanto, mi sa. Adesso chiedere anche il grimaldello mi sembra... Cambia arma, ok. Se mi fai però prendere le cose, grazie. Ah, ok, così, beh, bella. Bella, a posto. Mi piace di più l'arco, però. Poi... Dove devo andare? Ah, di qua, che scemo, cazzo. C'è già una finestra gigante. Oh, oh, oh. Constantine? Avevo lasciato a te il comando. Signor sì, ma non mi aspettavo questa resistenza. Avevo chiesto di essere i miei occhi e mi aspettavo che vedessero. Sai bene cosa gli ci cava gli occhi. Gioco in questa operazione. Vero? Sì, ma no. Non lo sai. No. Come potrebbe uno come te? Oddio, sì. Oh cazzo, no. Ah, dai. Proprio l'unica cosa che mi fa ancora un po' impressione è questa cosa. Beh, adesso è un soldato senza occhi, però. Come la mettiamo? Gli spariamo, vero? Obiettivo. No, lo lasciamo lì e... Dobbiamo stare allerta. Immagino che adesso sarà le nostre orecchie e non più i nostri occhi. Il mondo nuovo ci aspetta. Il mondo che abbiamo sempre voluto. Constantine, vieni alla prigione il prima possibile. Abbiamo preso uno che potrebbe sapere qualcosa. Smettila di lamentarti, sto cercando di ascoltare. Gente divina. Ok. Che ne facciamo? Che nessuno lo tocchi. C'è un'altra perdita di carburante. Che cazzo è successo? Ah, perdita di carburante, eh? E se io ci dovessi sparare, non lo so, qualcosa di infuocato dentro, tipo questo coso? Non possiamo permetterci altre perdite. Ok, ci penso io. Allora, prima ammazzo te. Prima ammazzo te, così tranquillamente. Oh cazzo, mi hanno visto! Mi hanno visto! Porco il cazzo, mi hanno visto! Ma perché? Perché? Ma... Wow, shit! Stai buono. Fuck. Oop. Dai. Raga, mi sa che ci muoio. Mi sa che ci muoio. Mi sa proprio che ci muoio. Oh, cazzo. Pistola. Ok, allora, da dove stanno arrivando? Da lì. Solo da lì? One. Ok. A posto. È andata meglio di quanto sperassi. È andata malissimo, ragazzi. Io non sono in grado di fare queste sessioni stealth. I miei occhi. Aiuto. Posso sparargli in faccia a quel tizio lì? Proprio senza pietà o... Dite che sarebbe mostrare più pietà sparargli in faccia o... Non spararli in faccia, non lo so, cosa dite? Intanto faccio esplodere sta roba. Poi vado anche... Oh, shit! Ok. Forse era il caso di fare un po' più piano. Oh, cazzo. Oh, raga. Preso. Ciao.
Posso salire ancora di qua, vero? Sì, vero? Oh, e dai. Oh, Lara. Dai. Non c'era niente? Mi stai dicendo che non c'era niente, gioco? Anche di là? No, di là sì. Di là c'era qualcosa. E vado subito a prenderla. Prima che bruci. Cos'era? Qualcosa. Munizioni. Vabbè, capirai, grazie. Stavo a qualcosa di più utile. Oh. Questo è esploso malissimo. Cioè, io non stavo che sarebbe esploso così... così potentemente. Oh, c'è un'altra stella della CCCP. Ancora propaganda sovietica. Sì, ma non mi metterei il culo in faccia, Lara. Ah, ecco dove era finito il cadavere. Mi stavo chiedendo. Non lo vedevo più. È volato di 70 metri. Andiamo di qua. Oh yes. Se poi mi volete dare un'arma migliore, una pistola un po' più fica, ve ne sono grati. Grato. Ve ne sono grati? Cosa cazzo sto dicendo? Costantino è qui. L'uomo che ha tentato di uccidermi in Siria. Allora. È violento e pericoloso. E peggio ancora. Sembra ma un botto di armi in realtà. Perso nel suo folle misticismo. Non è il primo fanatico religioso con cui ho a che fare. Ma stavolta avrei dovuto aspettarmelo. Dato che c'è in ballo il segreto dell'immortalità. Alla radio i suoi uomini parlavano di un prigioniero con delle informazioni importanti. Se fosse uno dei nativi che ho incontrato, cosa potrebbe sapere di tanto? Oh mio Dio, che pistolone! La Trinità non mi tratterà certo coi guanti. Forse posso riuscire a trovarlo e a scoprire quello che sa. Ma è un pistolone fichissimo. C'è della gente del posto. Ok, allora, caricatore levigato. Oppure freno di bocca, stabilizzazione colpo, oppure danni. Ma io direi danni. Sempre, proprio sempre danni. Sempre aumentare i danni, raga. Cioè, sempre. Vi danno l'opzione aumentate i danni, aumentate stabilizzazione, aumentate qualcos'altro. Sempre i danni. Allora, combattimento cosa che avevamo? Subisci meno danni a fuoco nemico. Danni a esplosione a fuoco sono notevolmente ridotti. Al momento giusto puoi stordire nemici senza corazza durante una schivata. Ma io direi questo. Meno danni. Subiamo meno danni. E andiamo a sfondargli il culo. Così proprio. Subito. C'è qualcosa qui che devo vedere? Non sembrerebbe. Andiamo. Un coniglio! Oh, coniglio adesso. Oh, coniglio adesso vedi. Oh, sì, sì. Ecco. Questa è per essere stato curioso di guardare cosa c'era. La curiosità uccide il coniglio, del resto, si dice, no? O il gatto. Ma io non uccido i gatti perché mi sono simpatici, ma i conigli, mamma mia, che animali del demonio. Animali del demonio. Madonna, avete visto come ha schivato la mia freccia in un fare così, così, in un salto così demoniaco e innaturale? Perché è un figlio del demonio. Vieni, vieni qua, coniglio, vieni. Vieni, vieni, no. Coniglio? Dove sei, coniglio? Dove è andato? Ma era lì. Ah, mia... Avete visto? Si è teletrasportato. È proprio un coniglio del demonio. Madonna. Va bene. Allora non posso uccidere il coniglio. Ucciderò un uccello. Coniglio maledetto. Vieni qua. Madonna. Ok. Uccido il tuo altro amico uccello, coniglio. Vediamo se ti diverti. Vaffanculo, coniglio. Vaffanculo. Per questa volta hai vinto. Ma la prossima volta ucciderò la tua famiglia, coniglio. Vedrai.
Vedrai che non ti divertirai affatto, coniglio. Ah. Un rosario. Questi grani sono molto consumati. Non rimane quasi nulla. Qui non posso scoprire niente, però mi sta bene così. Questo non posso aprirlo? Ok. Che strano. Allora immagino che dovrò solo salire su questo coso e lanciarmi di là. Se entro da lì mi vedrà. Deve esserci un altro modo. Sì. Gettarsi di là. Di qua. Yuhu, baby. Sto arrivando. Oh, c'è un tizio. C'è un tizio di sotto. What? È morto. What? Non sparare. Missioni? Cosa cazzo? Ok, non sparo. Cosa vuoi, Ciccio? Ah. Non c'è tempo per le presentazioni. Se cerchi risposte, ascolta attentamente. Va bene. Sono riusciti a distruggere la vecchia antenna radio, ma possono ancora tenersi in contatto grazie ai ripetitori. Dobbiamo ok. Distruggerli. Se mi aiuti, dirò agli altri che possono fidarsi di te. Ok. Oh, ricomincia la missione Grimardello. Va bene. Subito. Non abbiamo molto tempo. Così posso tornare indietro ed esplorare quella roba. Aspettate, cosa c'è qui dentro però? Io vado... No! Oddio, Lara. Oddio. Riprenditi, ti prego. Ok, qui dentro c'è un diario. Mi sono infiltrato tra le fila dell'esercito nemico e ho scoperto che vengono a cercare le ricche risorse della montagna. Sembra che non sappiano nulla del segreto che custodiamo. Quelli che costruiscono la strada stupidi russi sono dei prigionieri, schiavi dell'Armata Rossa. Degli enormi macchinari ora usano la strada di ferro per portare altri schiavi, cibo e materie prime per la costruzione di una piccola città. Devo tornare dal mio popolo per pianificare il nostro attacco. Se riusciremo a infliggergli gravi perdite prima che raggiungano la montagna, potrebbero arrendersi e tornare indietro. Ma sicuro, proprio una cosa da russi. Arrendersi e tornare indietro. Di qua invece c'è qualcosa? Sì, c'è un... No. Pensavo fosse uno di quei secchielletti con dentro roba. E invece era solo un annaffiatoio. Un annaffiafiori. Innaffiatoio si chiama, vero? Non lo so, non annaffio mai i fiori. Io li lascio morire. Ecco perché quando mi regalano fiori io dico sempre bene. Bene. Hai appena condannato questo povero fiore a morire malissimo. Ma alla fine sai, Filo, devi solo curarlo e... Sì, è proprio questo il punto. È questo il punto. Non voglio. Lo lascio morire. E che questa cosa ti serva da monito. Mai più regalarmi fiori. Ok. Ma però come sei? No, lo so, raga, ma non mi piacciono i fiori. Non mi piace dovermi prendere cura delle cose. L'unica cosa di cui posso prendermi cura sono i gatti, perché si fanno i cazzi loro. E quindi posso stare tranquillo che non muoiono se li lascio lì, tipo, per 3 giorni senza cibo. O forse sì. Oddio, cosa ho appena fatto. Andiamo. Tomba della sfida opzionale in zona, davvero? Qui cosa c'è? Niente, ho bisogno del grimaldello. Fammi su... Sì. Siamo stati dei pazzi. Oh, livello 2 di russo. Arroganti. Credevamo di poterli fermare, ma gli uomini dell'Armata Rossa sono molto più numerosi di noi. Hanno cazzo, l'Armata Rossa per un motivo. E continuano ad aumentare. Io e molti dei miei compagni siamo stati catturati e costretti a lavorare nelle miniere della nostra montagna. È solo questione di tempo prima che scoprano il nostro segreto. Quando succederà, dovremo essere pronti. Prontissimi. Qui abbiamo detto che non c'era niente. Dov'è che c'è questa sfida opzionale? Sarebbe quella? No, scusate, me la segna sulla mappa? Tomba della sfida. Sì, me la segna sulla mappa. Ok, quindi dovrebbe essere dietro di me. Oh, e dietro di me invece c'è anche questo coso, grazie.
Dov'è? Cos'era? What? Lupi? Siete seri? Dei cazzo di lupi? Vieni, vieni lupo, vieni. Vieni, che adesso non c'è più il tuo amichetto. Testina di minchia. Che testina di minchia che sei, lupo, mamma mia. Io ero qui tranquillo che stavo guardando le mie cose, passeggiavo, e tu arrivi e cerchi di fottermi, lupo. Madonna, la brutta fine che hai fatto, lupo. Oh, ehi, e mi hanno anche cacciato dei daini per me. Just for me.